Buongiorno! Allora, è passato un'eternità. Un'eternità, pensavate che ero morta, chissà che mi era successo, però insomma abbiamo passato un bel periodo di crisi, di quelli proprio belli pesanti. Però diciamo che oggi con questo vlog voglio un attimino iniziare il weekend. Spero di continuare questo vlog per tutto il weekend e vi voglio anche spiegare questo periodo di crisi che abbiamo passato, perché insomma è da quest'estate praticamente, sono circa 3 mesi più o meno che sono scomparsa. Mi avete chiesto ma quando torni, ma quando torni? Io davo la colpa al fatto di non avere una fotocamera, che effettivamente era uno dei motivi, però era il motivo proprio più stupido, perché in realtà ci sono state cose parecchio più gravi che mi hanno impedito di essere qui sul tubo. Però ho cercato comunque di essere presente almeno su Instagram, che mi rimane molto più semplice, molto più veloce per rimanere in contatto con voi. Però niente, adesso mi metto a pulire perché è assolutamente una situazione indecente casa mia adesso, in questo momento. Quindi prima devo pulire tutta casa e poi vi darò le spiegazioni del caso. Quindi, io magari ci metterò un po' di più per far passare il tempo, voi praticamente in un lampo vi ritroverete catapultati in un'altra situazione dove vi parlerò e vi spiegherò tutto. Qui qualcuno fa la ninna, vero? Ci piace tanto stare nel lettone di Aurora, vero? Vero, Patogioncio? Vero? Mannaggia! Guardate che maiale. Guardate che maiale. Sì, devo mettere decisamente in ordine. Sì, devo mettere in ordine. Mi aiuti tu? Allora, mi sono messa un attimo sul divano così vi spiego un secondo quello che è successo. Tanto c'ho Spank qua che mi vuole le coccole. Allora, cosa è successo? Noi ci eravamo lasciati praticamente a luglio, giugno-luglio, che già vi avevo detto che non sarei andata in vacanza da nessuna parte. Infatti, cos'è stato? Non siamo andati da nessuna parte perché ovviamente Samuele fa un lavoro che si lavora di più d'estate. Quindi non siamo andati da nessuna parte, abbiamo girato un pochettino per le varie feste, le varie fiere, eccetera, che cioè, ci sono di solito d'estate qui dalle mie parti. La prima quindicina di agosto, mio suocero ha avuto un incidente con la macchina e quindi da lì, è iniziata un po' la crisi, devastante perché, non è stata, cioè all'inizio sembrava una cosa semplice, poi in realtà si sono create delle altre situazioni per cui la situazione diventa abbastanza grave tuttora, anche se insomma la ripresa c'è, però ci sono delle cose insomma da tenere sotto controllo abbastanza gravi. Di conseguenza Samuele ha dovuto fare avanti e indietro perché mio suocero era ricoverato a Roma, ha dovuto fare avanti e indietro spesso per fargli le notti all'ospedale, insomma diverse cose, e questo ha influito negativamente un po' in tutto, nel senso che ha influito negativamente sull'aspetto economico, su tante cose. Fortunatamente, non siamo due che si abbattono facile, insomma, siamo due che una volta siamo caduti talmente tante volte da quando siamo insieme che ci siamo sempre rialzati, nessuno ha abbandonato l'altro, siamo stati uniti e diciamo che abbiamo superato questo momento di crisi. Devo ringraziare tantissimo
i miei genitori, perché ci sono stati veramente vicini, soprattutto a me, che ero abbandonata, nel senso che non avevo un aiuto, perché Samuele ovviamente lavorava, quindi tutto il resto, cioè il resto della giornata io lo passavo praticamente da sola. Non avevo un aiuto, ero con i bambini 24 ore su 24 ad agosto con il caldo, non potevo andare a mare perché da sola al mare con due bambini non è facile. E quindi, anzi che noi abbiamo qui il lago, quindi facevo avanti e indietro e passavamo un po' le giornate, i fine settimana in questo modo. Con l'inizio della scuola la questione è diventata ancora peggio, perché con l'inizio della scuola io mi sono trovata a dover gestire due bambini che vanno in due classi diverse, sempre comunque alla materna, però comunque con due richieste diverse, due orari diversi, e io ero comunque da sola perché purtroppo mia suocera è dovuta stare con mio suocero in ospedale a Roma e ci sono stati 2 mesi, quindi io sono stata 2 mesi praticamente da sola. Per me è stata una cosa devastante, perché io, da che mi ritrovavo ad avere sempre mia suocera che mi aiutava, mi sono ritrovata a stare da sola e è stato parecchio complicato, mettendoci sempre la questione economica, che comunque non ha aiutato. E non mi vergogno a dirlo, perché non penso di essere l'unica che si trova in una situazione economica che non è favorevole. Questo è il motivo per cui io non mi sono fatta più viva, perché ovviamente quando succedono queste cose YouTube passa in secondo piano, parliamoci chiaro, cioè prima di tutto viene la famiglia, la salute e tutte le cose. Aspettate che vado a spegnere il bollitore. Ok, e vi dicevo, insomma, questo ha influito negativamente sulla questione economica, perché ovviamente fare avanti e indietro costa. Io in più dovevo continuare comunque a seguire la mia scuola ad Arezzo anche d'estate, ovviamente mi sono ritrovata a non poterci andare sempre come avrei voluto, e tuttora non riesco a seguirla, devo preparare la tesi finale e ancora non ho iniziato, insomma. Ci sono un po' di problemi organizzativi che mi creano appunto dei problemi. Non ho fatto video perché la fotocamera mi si è rotta, il cellulare, l'S6, è praticamente crepato, è deceduto definitivamente, non è più rianimabile, quindi niente, salutiamo l'S6 Edge. Sono ritornata all'S2, stavolta di mio padre, ed è il cellulare con cui vi sto registrando adesso, perché appunto la fotocamera, non so il perché ancora non, cioè sì, lo so il perché, però non mi funziona benissimo ancora, dobbiamo un attimino ancora guardarla, e purtroppo non ho la disponibilità economica per poter fare un'altra fotocamera in questo momento, perché ci sono altre spese da sostenere parecchio più grandi e più importanti. Quindi, senza annoiarvi ulteriormente, perché non è che voglio annoiarvi, questa è la motivazione per cui io sono sparita per tutta l'estate e per tutto settembre e un pezzo di ottobre. Diciamo che adesso cominciamo a stare un pochino meglio, però io non mi, come si dice, non mi vergogno, ecco, a dire che io non mi trovo in una situazione economica idilliaca, quindi io non lavoro per ora, sto aprendo la partita IVA, quindi è ancora peggio, cioè da che volevo cercarmi un lavoro da dipendente mi sto aprendo la partita IVA, quindi chi ha una partita IVA sa
che comunque non è facile. Mio marito ha la partita IVA come artigiano, quindi figuriamoci. Stiamo cercando altre cose lavorative possibili. Vediamo un attimo adesso, stiamo guardando intorno, cioè tutti i giorni io passo le mattine a guardare i siti di lavoro, eccetera. Per il resto però stiamo bene, insomma, siamo sempre uniti, i bimbi crescono pure troppo velocemente. Questa è la forza, diciamo, un po' che ci fa andare avanti, altrimenti penso che saremmo, se era una questione, cioè se eravamo solo io e lui, penso che saremmo crollati molto più facilmente. Invece, fortunatamente ci sono i bimbi che ci aiutano e ci aiutano a non crollare, ecco, mettiamola così. Bene, dopo che vi ho ammorbato con questa questione, vi dico subito che se il telefono ha un buon riscontro, diciamo, per i video e tutto quanto, ritornerò a fare video con il telefono, almeno non vi mollo. E niente, ah, ecco, una cosa importante. Allora, se mi volete aiutare con la questione video per comprare una fotocamera per il canale, quindi avere comunque di nuovo dei video con una buona risoluzione, qui sotto trovate un link che è un link di Amazon che vi rimanda ad Amazon. È praticamente un link di affiliazione. Vi dico subito che l'affiliazione ad Amazon la possono fare tutti. Tutti possono fare un'affiliazione ad Amazon. Con questo link, se voi ci cliccate sopra, praticamente mi date la possibilità di poter mettere da parte degli sconti, una percentuale di sconti per potermi acquistare una fotocamera migliore. Voi attraverso questo link potete acquistare quello che volete su Amazon allo stesso identico prezzo, non ci sono prezzi alzati o altre cose. Acquisterete le stesse identiche cose che acquistate su Amazon senza passare dal link, dal mio link. Però passando dal mio link mi aiutate a accumulare un po' di sconticino, diciamo, per poter acquistare questa benedetta fotocamera nuova per poter avere una risoluzione migliore nei video qui su YouTube. Quindi, se volete farmi questo, no, questo favore, questo regalo, ecco, se mi volete fare questo regalo, qui sotto vi lascio il link che vi rimanda direttamente alla pagina di Amazon, però passando per la mia affiliazione. Quindi voi praticamente se dovete acquistare qualcosa su Amazon che può essere di tutto, cioè quello che di solito, magari c'è una cosa adesso per Halloween che volete acquistare e la trovate su Amazon, benissimo, invece di acquistarla tramite Amazon normale cercando da Google, ad esempio, se cliccate su questo link qui sotto nell'info box vi rimanda alla stessa identica pagina e potete benissimo acquistare le cose che volete allo stesso identico prezzo, non c'è un sovrapprezzo, però mi aiutate, ecco. Quindi se vi fa piacere di aiutarmi a cercare di acquistare questa fotocamera magari con un po' di sconto, ecco, vi ringrazio. Poi per il resto niente, per il resto finito tutto qua. Adesso è arrivato Tempestino. Tempestino che sta crescendo a vista d'occhio, Tempestino qui. Niente, vi ho spiegato un po' tutto, era doveroso spiegarvi perché, cioè, era di diritto, cioè insomma ve lo dovevo darvi una spiegazione di quello che è successo. Adesso mi vado a fare la mia bella tisanina a zenzero e limone che ho trovato all'Eurospin, buonissima, non pensavo che mi sarebbe piaciuta. Quindi niente, ci vediamo più tardi. Cesaroni, cantucci in forno che si stanno cuocendo.
pizza che sta lievitando. È stata una mattinata produttiva. Questo è il risultato dei cantucci. Madonna, buoni che sono venuti. Eccoli qua. Eccoci. Ho fatto la doccia. E ho lavato i capelli. Si vede? Questi capelli che... Sì, ho capito. Questi capelli che... Cioè, un leone proprio. Un leone. Questi sono i miei capelli praticamente senza balsamo, perché avevo finito il balsamo. E quindi li ho dovuti stricare con le dita. E questo è il risultato. Non so se mi piace, sinceramente non lo so. Ditemi voi se vi piace. Vi piace? Perché non lo so, penso che mi appesantisce. Io li vorrei tagliare. Ma non sto parlando da sola, stupido! Io li vorrei tagliare. Corti. Cioè, voglio levare tutto, almeno tutto questo pezzo qua. No, ragazzi, cioè, io se non li lavo spesso sotto mi si fanno i dread. Cioè, è impensabile. Vabbè, vediamo se riesco a resistere almeno tutto l'inverno. Vediamo se resisto. Comunque poi fatemi sapere se vi piacciono i miei capelli. Ah, così. Un po', parecchio leone. E questi poi sono i miei proprio, i miei. Cioè, guardate qua. Cioè, no, non posso andare in giro con questi capelli. Nel frattempo, seconda tisana della giornata. Stavolta ho preso la digestiva dell'Angelica, prima c'avevo l'infuso zenzero e limone. Se mi sentite attufata è perché mi è esploso il raffreddore, tutto adesso, tutto insieme. Poi ho fatto la doccia, quindi ancora più esploso. Devo mettere gli anelli, non so. Posso apparire? Sì, marito, aspetta. Marito che pulisce la stufa. È sempre più cioè, come era, lo ritrovate, solo un po' più definito, dimagrito, non lo so. La barba appena sul tempo, no, votate barba sì, barba no. Lui la vuole tagliare la barba, ma io non voglio. Comunque, il signorino sta facendo un allenamento un po' particolare, diverso da quello che ha fatto durante gli anni della sua vita. E quindi, se volete, vi facciamo un video insieme, così vi spiega un attimino di che si tratta. Che infatti ha perso. Quanto hai perso? Solo quest'estate. Da quando hai cambiato l'allenamento? Ha perso quasi 10 kg durante l'estate facendo questo allenamento a casa, totalmente da solo. Adesso parte il rumore perché sta pulendo la stufa. Quindi vi continuerò a spiegare più tardi. A dopo. Che vuoi? È il giorno dopo. Tu non lo sai, ma io ieri un po' ho registrato. Il giorno dopo di che? Di ieri. Perché il giorno dopo? Non ho finito il vlog ieri. Magari che ha registrato? Vabbè, poi voglio dire che non ho finito il vlog ieri, che poi siamo andati a prendere le zucche di Halloween. Ah. Due belle zucche. Poi quando gliela avete queste cose, queste cose? Poi faremo il video su come faremo le zucche di Halloween. Però insomma, non ve l'aspettate adesso per quando sarà Halloween, no, perché sennò le zucche si marciscono. Il 31. E quindi se fanno il 30 o il 31 faremo le zucche di Halloween. Farò il video, spero di caricarlo il prima possibile. Allora, stiamo andando a vendemmiare. Andiamo a cogliere l'uva. E l'uva.
Allora, andiamo a vendemmiare. Allora, è una cosa un po' strana per chi abita in città, per chi abita nei paesi come me è una cosa normale. Finché ci avremo un po' di vigna, saremo, diciamo, siamo anche tra gli ultimi che vanno a vendemmiare, perché sì, no, quest'anno siamo noi sempre tutti. Vedi una cantina aperta, tu sempre all'ultimo, noi sempre all'ultimo, anche la settimana passata erano tutte le cantine aperte. Ah, e una cosa, prima che cominciate a dire non vi preoccupate che non abbiamo le cinte, perché tanto stiamo andando in mezzo alla campagna, è tipo, cioè, 100 metri, poi scendiamo giù e non c'è strada. Ok. Anche perché, okay, insomma, vedete, no, Aurora così, vedete Aurora così libera solo perché stiamo andando in campagna. Vabbè, quindi fate le polemiche, perché non fate. Ci sta la polemica, ci avete ragione, dovevamo mettere la città pure per fare 5 metri. Ci avete ragione, ve lo dico subito, ci avete ragione, però non la metto uguale, non è che... Ciao! No, allora, dovete capire una cosa, se prima eravamo tolleranti verso un po' di cose, adesso è un periodo che non siamo più tolleranti a niente. Quindi, se vi sta bene così, vi sta bene così, se no... No, ci avete ragione, no, è giusto. La legge è chiara, ci avete ragione. Devono mettere. Però, insomma, noi stiamo andando in mezzo alla campagna, non penso che in mezzo alla campagna ci viene addosso. No, ma poi, insomma, se c'è il controllo carabinieri, intanto la multa la pago io, la pagate voi. Per il resto ci sto attento io, mi preoccupo. Vabbè, comunque, era una piccola informazione, c'ho il sole in faccia. Oh, mamma mia. Era una piccola informazione, comunque, stiamo andando. Bacetti. Sì, no. Cioè, lui è così, ma cioè, lo dovete prendere per quello che è. Chi lo conosce lo sa che è così, insomma. È normale, è tutto normale. Noi guardate, ci stanno lei e la sua amica, l'altra che fa i video, Lady World, che mi rompono le scatole, che dovrei cominciare a fare video perché sono polemico di natura. Dovrei fare video di polemica, secondo loro, secondo loro. Io non c'ho voglia di mettermi davanti alla telecamera e raccontare quello che penso delle cose, sinceramente. Qua non c'ho voglia, ve ne accorgerete. Vabbè, dopo questa andiamo a vendemmiare. Andiamo a vendemmiare, Preparate le forbici, preparate il trita uva, a Grotte si chiama la pistarola. Preparate l'autan! Preparate l'autan, perché tra un po' farà un po' più caldo e le zanzare. Io già sto a sudare. Mi sono messa pure la felpa, la tutona, quella della Roma da battaglia, però mi sa che mo me la levo perché c'ho caldo. Comunque, stiamo arrivando! Siamo ancora qui con la stufa che non decide di accendersi. Oh, mi offro come tecnico delle stufe a pellet. Se riparte, mi offro come tecnico. Porca miseria, vado a prendere la qualifica, mi metto a fare la manutenzione, prendo 80 euro per fare quello che ho fatto io. Mannaggia la miseria, se ne faccio 10 a giugno sono ricco. È un uomo disperato, non sa che fa. È distrutto, guardate l'uomo distrutto. Mi offro, io da stamattina alle 6 sono sveglio, è domenica. Stanotte Alessandro ci ha fatto dormire pochissimo. E verso le 3 mi sono svegliato e sono stato una mezz'oretta a passeggio per casa. Ma guardate che fisico che ha messo. È no, tutto duro. Oggi c'ho la panza. È tutto duro. C'ho la panza. Ma dov'è la panza? L'addominale è appannato. Ora ti tiro una sedia, guarda. Se tu c'hai la panza, io so secca come Belen. Domani ne faccio 200 in più. Sì, ne facciamo due esercizi. Spenca. Anche tu, cane distrutto. Metti seduto. Sei un cane distrutto, anche tu. Dammi un attimo, giù.
ciompita. Metti a fuoco. Metti a fuoco. Dammi la ciompita. Piacere, bravissimo. Bravissimo. Dammi quell'altra, dammi quell'altra. Sta crescendo. Aspetta, seduto, seduto. Dammi la ciompita. La ciompita. Dammi la ciompita. La ciampa. La coda dovete guardare, piacere, perché piacere. La coda è la parte più bella. Guardate la coda. Bravissimo, bravissimo. La coda è la parte più divertente di sto cane. Seduto, seduto. Guardate la coda. Drin, 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 drin. Zappa. Dammi quell'altra, dammi quell'altra. Quell'altra. No, la bocca. Ah, quell'altra. Sta a piangere. Vai da magna! Vediamo Masterchef, come tutte le domeniche. Sono un po' scura, e però volevo darvi la buonanotte. Ok, volevo darvi la buonanotte. Stavolta lo chiudo bene il vlog. Che se no è un disastro, devo un attimino ritornare nei ranghi. È arrivato anche marito. Dove sei marito? Non ti si vede tutto nero dietro? Non ti si vede? È tutto scuro. Guarda come sono brutta, ho le labbra rovinatissime perché sono raffreddata. Tipo horror. Vabbè. Al prossimo vlog, ciao.